Buonasera. Questa volta ho cambiato un attimo ambiente, ho cambiato orario per la ripresa. Mi trovo, diciamo, nel mio posto preferito, seduta in poltrona a guardare la TV, che in questo momento ho abbassato, altrimenti non si sente niente. Volevo fare una piccola chiacchierata per quello che riguarda i filati e il lavoretto a maglia. Adesso provo a usare il nuovo attrezzo che ho comprato e che dovrebbe facilitarmi un pochettino le riprese. Non dovrebbe, cioè dovrebbe aiutarmi a non distrarmi più di tanto, a cercare di parlare, di tirar fuori quello che ho in testa, quello che sto pensando. Allora, questi giorni continuo a lavorare, cioè tra gli altri lavori che devo finire, anche al nuovo scialco ho iniziato con i colori dell'autunno. Allora, sono già al secondo colore, penso che tra poco mi fermerò. Ragionando sono arrivata alla conclusione che per quanto riguarda il primo colore, se fossi andata avanti con tutto il gomitolo come pensavo inizialmente, sarebbe stato anche troppo perché la striscia qua è stretta e sarebbe venuto un pezzo troppo lungo dello stesso colore, quindi dei 50 grammi del gomitolo, quindi ho usati solo 20. Adesso sto facendo il pezzo con il secondo colore, che lavorandoci sopra, oltre alla paglia, alla terra gelosa e secca bruciata dal sole, alle balle di fieno che ci vedo in questo colore, lavorandolo e toccandolo, mi fa pensare anche delle belle nocciole nostrane raccolte e tostate appena appena da sgranocchiare in compagnia. C'è proprio un bel color nocciola caldo questo. E dunque, cos'altro pensavo di raccontarvi? Un po' della tensione del filato, del lavoro a maglia. Cioè della tensione del filato nel lavoro a maglia e la tensione del filato in generale. Partiamo un po' dalla tensione del filato, un'altra chicca che vi volevo passare. Cioè, nello smatassare, no? Il filato, nel passare dalla matassa al gomitolo, ovviamente usando le stesse attrezze che ho usato io, ovvero l'arcolaio e il gomitolatore. C'è un'altra cosa che ho imparato nel tempo, che secondo me bisogna assolutamente fare, ovvero, allora vi faccio vedere così, non so, credo che si veda la differenza. Cioè abbiamo esattamente la stessa matassa di filato, no? Uguale, 50 grammi, 50 grammi, stesso colore, stesso bagno. E perché c'è questa differenza? Ripeto, esattamente stesso filato e stessa quantità di filato. Perché c'è questa differenza? Adesso ve lo dico io perché l'ho imparata nel tempo. Ovviamente sbagliando, perché certi segreti, certi particolari nessuno li dice o pochi li sanno, non so i particolari. Dunque, cos'è una cosa importantissima secondo me? Allora, questo gomitolo qua praticamente
il primo gomitolo, cioè il primo avvolgimento che io ho fatto direttamente dalla matassa. Quindi cosa vediamo qua? Che è molto piccolo, è molto stretto, molto denso rispetto a questo. Quindi qua abbiamo una tensione altissima nel filato. Perché? Perché nel momento in cui andiamo ad aprire la matassa e a gomitolare, la tensione del filo è molto alta. Anche se noi lo accompagniamo con la mano, tirando il filo dalla matassa, si ottiene una tensione altissima. Quindi, cosa ho imparato? Che è meglio rifare il gomitolo. Quindi, da questo gomitolo che ci risulta, smatassando, conviene sempre andare a gomitolare la seconda volta. E in questi gomitoli io uso sempre il filo centrale. Quindi, questo è il risultato. Della seconda, diciamo così, gomitolatura, se si dice, non lo so, se non si dice, aiutatemi, correggetemi per favore. Quindi così abbiamo una tensione migliore nel filato. Il filato, cioè il gomitolo, rimane comunque denso, il filato è ben avvolto su se stesso, però ha la tensione giusta, l'elasticità giusta. Invece così, la tensione essendo molto alta, il filato è molto disteso, quindi se noi andiamo a lavorare con un gomitolo così, inciderà tantissimo anche sulla tensione del tessuto a maglia e della struttura della maglia. Quindi andremo a sfalsare, diciamo così, la scusate. La tensione del tessuto con dei, diciamo, pessimi risultati. Ecco qua. Quindi questa è una piccola chicca che vi volevo passare stasera. Quindi attenzione, grande attenzione alla tensione del filato quando andiamo a fare il gomitolo. Ovviamente quando usiamo i gomitoli già comprati, già fatti, questa cosa non ci interessa perché lì è già tutto fatto, diciamo, dalla fabbrica. Ci pensano loro, però quando lo facciamo noi manualmente dobbiamo ricordarci e dobbiamo assolutamente tener conto di questo passaggio. Quindi molto importante rifare il gomitolo, non fermarci alla prima gomitolatura, perché la differenza è notevole. Uno dirà cosa me ne frega a me di come si presenta il gomitolo. È ovvio che non è questo che ci interessa. A noi ci interessa il risultato che otterremo con la lavorazione. Poi un'altra cosa che io ho notato spesso nelle mie lavorazioni, nel tempo, negli anni, e forse qualcuno che è bravo, qualcuno dei produttori lo dice anche questa cosa, questo dettaglio, ce lo racconta anche. E anche qui vi posso fare questo esempio. Dunque, allora, questo è il primo gomitolo, il primo colore che io ho usato, di cui vi dicevo che ho usato soltanto 20 grammi, ok? Questo è il secondo. Altro colore, quindi la stessa qualità di lana, medesima, non c'è differenza. E tra parentesi, si tratta di una lana Shetland. Questa è stata una bella botta di fortuna che ho avuto nelle mie ricerche al mercato della città di Pesaro. È il mercato della terza domenica dove spesso ci vengono dei venditori che ci sono anche cioè vengono venditori anche da fuori provincia e portano merce
commercio molto interessante spesso. Quindi io andando a cercare, a girare, ruspando, un bel giorno ho trovato questa bancarella che vendeva queste partite di lana Shetland, cioè non solo di lana Shetland, ne aveva di tante cose, però tra la gente, diciamo, che ruspava nella bancarella, ho visto che nessuno considerava la lana Shetland. Invece io che cosa ho fatto quando l'ho vista e ho capito che cosa avevo tra le mani? Praticamente gli ho ripulito la bancarella al venditore, cioè mi sono fermata esclusivamente anche la lana Shetland. C'aveva anche altre qualità, però le ho lasciate perdere perché non mi sono sembrate importanti come questa. Ovviamente l'ho acquistata a un prezzo un po' più conveniente rispetto al prezzo della merceria, essendo probabilmente, non lo so, l'aveva comprato all'asta, l'aveva comprato dai fallimenti, non lo so, però era un prezzo buono, quindi io mi sono accaparrata tutta la lana Shetland che aveva sulla bancarella. Tornando al discorso, stessa lana, stesso grammaggio, colori diversi, quindi probabilmente nella tinteggiatura cambia qualcosa nella lana. Cioè con il colore diverso. Abbiamo sempre nel filo due capi di qua. Se io lo vado ad aprire si vede benissimo che sono due capi. Ok, due capi qua. Due capi qua. Pur essendo la stessa lana, nel semplice fatto che cambia il colore della tinteggiatura, si è modificata anche un po' la lana. Cioè, questo colore qui, in questo colore, la lana è un po' più ruvida, diciamo, più aspra, è un po' più sformata, non so se dire sformata. Cioè, ha meno è meno ordinata, non so, è sbagliato, non so. Fluida di questa qua, di questo colore qua. Questo risulta anche un po' più gonfio, un po' più morbido. E l'ho notato anche nella lavorazione. Cioè, cambia proprio la mano. Io uso lo stesso numero di ferri. È vero che, come penso l'avevo detto anche un'altra volta, la nostra mano, la nostra tensione cambia, può cambiare da un'ora all'altra, figuriamoci da un giorno all'altro. Quindi io qua, è più giorni che lavoro, la tensione della mia mano cambia, però c'è la lavorazione è diversa tra la struttura del tessuto, tra questo colore e questo colore già è diverso. Oltre alla tensione della mia mano, che a volte è più lenta, a volte è più stretta. Cioè, io almeno al mio occhio vedo questa netta differenza. Quindi, e non è la prima volta che mi capita lavorando con diversi colori della stessa qualità di lana. E un'altra cosa che ancora non conosco il perché, il per come, magari chissà, tra voi, insieme a Lorenza, che ha molta esperienza e ha molte più conoscenze di me rispetto a questo argomento, piano piano si riuscirà ad approfondire e a capire, magari parlando con gli esperti, con quelli che se ne occupano della tinteggiatura, perché io su quello non ci capisco niente, non l'ho mai fatto in vita mia e penso che non ci metterò mai le mani ad arrivare a fare la tinteggiatura. Scusate se si sentono dei rumori strani, da oggi ho cominciato una terapia nuova e mi dà parecchio fastidio allo stomaco che brontola di continuo. Ecco, questo è un altro argomento che volevo toccare. Come cambia la mano della lana con
in base al colore diverso, cioè alla tinteggiatura, come la lana assume un altro aspetto in base al bagno di colore. Tornando alla tensione, soprattutto alla tensione della mano, della lavorazione, questo è un altro aspetto importante che soprattutto chi ha le prime armi, chi inizia a lavorare, deve piano piano cominciare a tenere in considerazione per ottenere, andando avanti, sempre dei lavori sempre più belli. Un'altra cosa che ho imparato questi giorni, sempre guardando un po' i video su YouTube, è riguardo la tecnica di lavorazione a maglia, ai ferri. Ho imparato come si chiama la tecnica che io sto usando, cioè io sapevo di usare la tecnica continentale, è il modo di lavorare che ho imparato da quando ero veramente piccola, piccola, piccola. Ovviamente non è che ci facevo dei capi, stavo passando, mi ricordo le prime volte quando io proprio ho sfinito la vita a mia zia che ci lavorava a maglia a tempo perso così per fare dei capi per sé, di fare dei capi per il marito, per mia cugina, sua figlia. Praticamente cosa mi faceva fare dopo che l'avevo sfinita perché stavo lì sopra, cioè penso che avevo appena... Non adesso ad esagerare, appena iniziato a parlare, ma avevo intorno ai 3-4 anni quando ho fatto sta roba che non la facevo proprio respirare. Volevo a tutti i costi imparare anch'io. Allora a un certo punto lei cosa ha fatto? Mi ha dato in mano dei ferri e un campione con il filo tagliato, no? Però le maglie erano così come, se, come qua sui ferri e mi ha detto dai adesso ti insegno a lavorare a maglia e praticamente mi aveva insegnato di passare le maglie così da un ferro all'altro, no? Va bene, io l'ho fatto, me l'ha insegnato come passare così, come passare dall'altra parte, il rovescio era, no, diritto e rovescio. Fatto questo, io continuavo, non lo so, non mi riesco a capire quanto tempo l'avrò fatto così. A un certo punto mi sono guardata il pezzo, guardavo mia zia come lavorava e ho detto: ma scusa, abbi pazienza, da me non cresce. E io sferuzzo, sferuzzo, però il pezzo è sempre quello. Te, guarda, il maglione è bello grande da te. Quindi non è riuscita a fregarmi, lei pensava, porretta, di trovare la pace dandomi in mano quel paio di ferri e quel campione. Invece quello è stato solo l'inizio. E questo ricordo, diciamo, ha contribuito anche al nome che io ho cercato e ho ideato per... Diciamo per il mio lavoro, per avere, non so come dire, un simbolo, un marchio del mio lavoro, mano ai ferri. Poi ve ne racconterò anche altri aspetti. Questo è uno dei aspetti che mi ha portato a ideare questo nome, perché nel mio immaginario, nella mia mente, nei miei ricordi, io ho questa mano ai ferri, quel pezzettino, quel campione e le mie manine che portavano da destra a sinistra, no, da sinistra a destra, quel campione che lo spostavano praticamente. Vabbè, questa è stata una piccola parentesi sui ricordi, sul passato e adesso proviamo un po' a lavorare. Quindi vi faccio vedere un po' la mia tecnica. Che dicevo, ho saputo che la chiamano, vediamo se riesco ad avvicinarmi alla pronuncia in inglese, perché non è che sto cercando di imparare bene l'inglese, ma ancora sono una frana.
Allora la chiamano Continental Combination Knitting. Non so neanche quale può essere la spiegazione di questo nome. Cioè, con tecnica continentale, continental knitting, lo posso capire. Combination knitting, da cosa verrà? Non ho la più pallida idea, se qualcuno me lo spiegare, sono contenta di accogliere il racconto e le nozioni, insomma, sono contenta di imparare perché io ho trovato solo questo, non ho trovato altre informazioni. Quindi io ho due modi di tenere la tensione del filo. O lo tengo, faccio così, quindi con il miglio mignolo accolgo il filo per tensionarlo e con l'indice lo accompagno verso il ferro, oppure così, girandolo solo intorno all'indice. Però questo è un po' più faticoso perché ti frena, ti devi fermare più volte per riavvolgere. Quindi così, quando si prende la mano, quindi avvolgo intorno al mignolo per tensionare, per riportare il filo e qui accompagno. E qui torniamo al discorso, la tensione nel lavoro è molto importante. Per avere una bella struttura, tipo nei bordi, bisogna cercare di fare attenzione ad avere una tensione uniforme, che io un po' cerco all'inizio, sempre all'inizio giro e a fine giro di stare attenta, e poi piano piano, quando prendo la mano, scivolato, vado avanti a lavorare. Questa è la lavorazione, come dicevo, semplicissima di questo scialle, perché la forma a boomerang abbiamo praticamente l'aumento a inizio giro, nella prima maglia, dopo il vivaio, oppure nella seconda maglia, come vogliamo dirlo, come vogliamo ragionare, non lo so. Io di solito conto sempre la maglia di vivaio, perché si lavora avanti e indietro qui, essendo abituata generalmente a lavorare, cioè non è vero in realtà che sono abituata a lavorare in tondo, io faccio lavorazioni sia in tondo che in piano, c'è anche dei maglioni fatti in piano, quindi dietro, davanti, e maniche dopo cucite tutte insieme, non è che ho dei problemi, ci lavoro in tutti e due i modi. Allora, questa è la mia posizione preferita perché ci sto appoggiata bene alla poltrona, tranquilla, rilassata, posso guardare la TV oppure posso ascoltare della musica. Allora, poi un altro argomento qui da introdurre sono i ferri. Perché uso io i ferri circolari? Cioè, a parte il discorso che sono i ferri con cui ho iniziato a lavorare da quel dì, io ci ho provato, ho delle amiche, tante amiche che lavorano qui in Italia con i ferri dritti, ma per me è impossibile lavorare con i ferri dritti. Almeno che non abbia da fare una sciarpa e usi quei ferri dritti che sono corti così, tipo, penso quanto, 30 centimetri, forse così sono lunghi quelli che ho io, cioè faccio fatica anche con quelli. Perché? Perché io quando, cioè il ferro dritto mi sembra molto più pesante rispetto al ferro circolare, no? Perché il ferro circolare c'ha solo questo pezzettino qua e poi ha il cavetto che è leggerissimo. A proposito, per questo scialle, almeno fino a quando ho questi colori chiari,
Poi passerò a questo e dopo ce li ho sempre più scuri, penso che cambierò i ferri, prenderò quelli in bambù. Però per questi colori chiari, a parte che volevo nelle mani una cosa, cioè il calore del legno, quindi ho preso questa volta i ferri della Prim. Sono scuri, quindi mi fanno il contrasto con il filato chiaro e mi aiutano a vedere bene le maglie. Dicevo, preferisco la lavorazione con i ferri circolari perché non mi pesano nelle mani i ferri, essendo così leggeri questi circolari. Non mi pesa il lavoro perché quando fai un pezzettino piccolo va bene, ma quando comincia ad avere una certa pezzatura, no? Come arriverà questo shawl, perché sono solo al secondo colore, già le maglie sono aumentate in modo considerevole, quindi arriverò all'ultimo colore a un bel numero di maglie. Per me, per come sono abituata io, arriva a avere tutte quelle maglie di una, cioè di una larghezza di uno shawl che può arrivare lo shawl da punta a punta anche a 2 metri. Cioè, per me personalmente, avere tutte quelle maglie su dei ferri dritti sarebbe una cosa impossibile. Perché già i ferri di per sé io li trovo pesanti. Avere anche il lavoro sopra, quei ferri che mi tira, che lo sento tirare, sarebbe ancora più pesante. Invece, con il ferro circolare, in una posizione comoda, come sto io adesso, il lavoro finisce per essere appoggiato in braccio. Anche se uno tipo sta seduto su una sedia, appoggiato a un tavolo, puoi benissimo appoggiare le braccia al tavolo e tenere il lavoro sul tavolo. Però in questa posizione così, comodissima, nella poltrona, con le gambe buttate per aria, appoggiate sulla sedia, io non sento assolutamente nessun peso. E poi, tra parentesi, ho anche un bel problema di salute, che è sta maledetta fibromialgia. Che non mi permetterebbe assolutamente di, cioè non potrei tenere in mano ore e ore il peso e stare sempre con le mani in tensione, cioè io devo stare rilassata perché già la patologia mi provoca dolore cronico 24 ore su 24, 7 ore su 7, 7 giorni su 7. Dolore cronico, tensione muscolare, tensione dei muscoli, dei tendini, quindi già ho da me tutti questi dolori. Non posso permettermi ad aumentarli con il lavoro a maglia, quindi deve essere tutto comodo per me. E penso che lavorare così con i ferri circolari, che ti danno la possibilità di non sostenere il peso né dei ferri né del lavoro, secondo me sia una cosa ottima. Cioè è una cosa ottima e li sceglierei comunque. Penso che li avrei scelti anche se avessi cominciato a lavorare a maglia con i ferri dritti. A proposito, visto che sono arrivata a fine giro, quindi il giro, dicevo, inizia con un aumento, il giro a diritto intendo, e finisce con una diminuzione che si fa così, prendo le due mani. Ok, questo è il giro a diritto. Cioè la lavorazione è tutto qua, su due ferri, il primo ferro a diritto, il secondo ferro rovescio, e si va avanti all'infinito. Ma puoi fare anche a occhi chiusi, non c'è niente di, a parte l'inizio e la fine della tensione del filo, che bisogna prestare un po' di attenzione per avere un bel bordo uniforme, non c'è niente da pensare qui. Quindi io sto sempre attenta un po' alla tensione del filo, sempre ogni inizio giro e ogni fine giro. E da qui in avanti vado avanti tranquilla, occhi chiusi, senza pensare a niente. Oddio, mi sono persa ritornando sull'argomento
La spiegazione della lavorazione dello scialle, cosa stavo dicendo? Ah, i ferri, ecco. Quindi, anche se avessi cominciato con i ferri dritti, avendo la possibilità di provare i ferri circolari, io penso che avrei comunque rinunciato ai ferri dritti, avrei sempre lavorato con i circolari. Proprio per questa facilità, per questa leggerezza, per questa maneggevolezza. Poi parlando di tecniche, oddio, qui ho sbagliato l'altro giro, come mai? È di quando si chiacchiera, ho fatto le maglie, invece di fare tutto dritto, ho fatto due maglie a rovescio nel giro precedente. Bene, niente, si rimedia, ecco. Vedi che qualcuno lassù voleva, me l'ha fatto fare apposta per farvi vedere che non è una tragedia. Quando ci accorgiamo possiamo sempre rimediare anche nel rimettere a posto le maglie. Ecco qua. No, ok, sistemiamo anche qui la posizione delle maglie. Anche su questo argomento parlerò un'altra volta perché devo toccare solo questo argomento e c'è abbastanza da spiegare, da parlare più che da spiegare perché non devo spiegare niente a nessuno. Io cerco solo di portarvi un po' della mia esperienza, un po' delle conoscenze che io ho accumulato nel tempo. Non devo spiegare, non sono mica un insegnante io. Sicuramente c'è a questo mondo un sacco di gente che sa molto più di me, però. Cos'è che mi piace a me di queste possibilità che abbiamo, della possibilità che ci dà l'internet al giorno d'oggi? La condivisione. Io odio dare lezioni, insegnare agli altri, perché secondo me, ripeto, non c'è niente da nulla da insegnare. C'è solo la condivisione. Io condivido il mio sapere, le mie conoscenze e cerco di assorbire quello che io non so dagli altri, perché penso che la vita è un continuo imparare. Non si finisce mai di imparare nella vita, e questo è il bello della vita. È questo che a me mi dà la forza per andare avanti nonostante la situazione di salute e tutto il resto che c'è nella mia vita, che bisogna affrontare, bisogna portare avanti. E la roba più bella di questa situazione è che adoro questa cosa, cioè il lavoro a maglie soprattutto. Ho imparato ad amare anche il lavoro a uncinetto, però il primo amore è sempre il primo amore, non si scorda mai. Madonna, perdo sempre il filo. Non mi ricordo cosa stavo dicendo di nuovo. Non me lo ricordo proprio, mi è passato proprio di mente di che cosa stavo parlando, di che cosa stavo chiacchierando. Andiamo bene, Miki, andiamo bene. E vabbè, mi sa che ora che mi fermo qua, visto che do i numeri. E riprenderò la chiacchiera un'altra volta quando avrò la mente un po' più limpida. Ah, dicevo, ecco, adesso mi è venuto in mente. Siccome io adoro lavorare a maglia e nonostante i miei problemi di salute, nonostante la mia fibromialgia, io quando mi metto a lavorare a maglia, cioè non è che mi scompare il dolore o mi scompare la stanchezza, o mi scompare la fatica, no, sono sempre lì. Però è come se passassero, in gergo si dice in background, è come se passassero dietro le quinte. Io è come se non li sentissi più, come se non li avvertissi più i dolori e la stanchezza e tutti gli altri problemi. Allora, piccola parentesi, sono arrivata alla fine del giro a rovescio.
alla fine del giro rovescio, sempre una maglia prima della fine, o quando abbiamo ancora due maglie sul ferro sinistro, faccio un aumento. E l'aumento come lo faccio? Una maglia davanti, una maglia dietro, nella stessa maglia. Regolo la tensione del filo, faccio anche la maglia di vivagno, sempre prestando attenzione alla tensione del filo, è tutto qui, finito tutto il modello di questo mega shawl, è di una semplicità unica. Allora, questo marker l'ho messo qua perché so che questo è la parte diritta per sapere che c'è, che questo è il diritto del lavoro. Quindi dove vedo il marcapunto, io so che sono sul diritto del lavoro, ok? Così mi ricordo cosa devo fare. E basta, nient'altro, è tutto qui. La lavorazione dello scialle, ok? Torno al piacere del lavoro a maglia, dicevo. Io mi scordo tutto quando mi metto a lavorare a maglia, i problemi della vita, i dispiaceri, i dolori. Tutto è un mantra, un tantra, un yoga, come lo volete chiamare per la mente. E sono capace, nonostante i dolori, nonostante tutto, di stare le ore, le ore, le ore. Arrivo delle volte anche 8 ore, 10 ore. Arrivo che passano delle ore che magari avrei bisogno di andare in bagno per fare due gocce. Mi dimentico, mi accorgo proprio quando l'organismo dà proprio gli ultimi segnali, disperato, dice: Oh, svegliati, cosa stai facendo? Mi dimentico di mangiare, mi dimentico che è ora di mangiare, non si vede dal mio fisico. Ecco, e vi racconterò anche il perché un'altra volta, perché le cose sono tante da raccontare, non vi voglio annoiare. Quindi è un grande esercizio per la mente il lavoro a maglia, c'ha tante di quelle proprietà benefiche per la mente, per il corpo, che chi non si è mai avvicinato non riesce a capire, non riesce a percepire. Per questo io dico mi piacerebbe tanto, forse l'unica, diciamo, situazione in cui mi piacerebbe, tra virgolette, insegnare il lavoro a maglia. Sarebbe nei confronti dei bambini. Quello sì, mi piacerebbe tanto riuscire a passarlo ai bambini, perché penso sempre che la manualità, il lavoro manuale, si deve apprendere fin dalla più fragile età, dico bene. Altrimenti non è che non si apprende anche da grandi, si apprende benissimo. Però la manualità presa da piccolini è insuperabile, è imbattibile. Non c'è paragone, ti aiuta nella vita, ti aiuta in tante altre cose. Ti dà una forma mentis che ti sopporta e ti viene in aiuto in tutte le situazioni della vita. È strano questo aspetto, però fidatevi che è proprio così. Cioè, ti facilita, probabilmente, non lo so, si creano delle connessioni mentali con questo lavoro a maglia, perché alla fine noi non ci rendiamo conto, ma dopo a lungo andare ci sono tante operazioni che si fanno in contemporanea, no? Quindi sei una specie di multitasking fin da subito, quindi apprendi dei comportamenti, delle. Dei modi di fare che ti aiutano a trovare facilmente soluzioni nella vita, in tutti gli aspetti della vita. Quindi ecco, penso che sarebbe una gran cosa riprendere, ricominciare a insegnare ai bambini. Accettiamo
cercare di attrarre i bambini verso il mondo dei lavori manuali. Non, ce ne sono tanti di lavori manuali, non solo il lavoro a maglia o l'uncinetto. Cercare di riportarli, diciamo, sulla giusta strada, perché è vero che la tecnologia di oggi, la tecnologia moderna, i computer, gli smartphone, i videogiochi ci aiutano, però penso che ad oggi è fin troppo. Cioè, quando vedo che li si mette nelle manine dei bambini di un anno e passa, qualche mese, un anno e 2 anni, il telefonino e li si lascia là, a me mi piange il cuore. Io penso che questi ragazzini, questi bambini che crescono adesso, avranno dei grandi problemi quando saranno adulti. Cioè, sarà una generazione con dei problemi. E con delle mancanze, sì, magari verranno bravi, verranno capaci a usare la tecnologia, come io non lo sarò mai capace perché io la tecnologia l'ho imparata da grande. Cioè, la so usare il computer, lo uso per il lavoro, ho imparato i programmi, però vedo ed è palese che io sono molto più lenta a fare le cose rispetto a un ragazzino di 20 anni che ci è cresciuto con queste cose fin da piccolo. Cioè, io ho avuto modo di lavorare insieme vicino a una ragazzina di 20 e passa anni, lei sul computer volava, io ero molto più lenta rispetto a lei, è vero. Io alla fine ci arrivo lo stesso, faccio il mio lavoro quando faccio tutto quello che devo fare usando la tecnologia, però con più calma, diciamo, di un giovane. Adesso non mi voglio dilungare per quanto riguarda il lavoro perché vi racconterò anche questo, ho intenzione di raccontare un'altra volta l'aspetto, diciamo, lavorativo della mia vita. Però rimanendo nell'argomento che i ragazzini di oggi sono molto bravi con la tecnologia, ma non sono più bravi con la manualità, io sono rimasta stupita, cioè quando facevo il mio ultimo lavoro, ho avuto a che fare sia con degli adulti che con dei ragazzini. Allora, i ragazzini giovani, i ragazzi giovani, fanno fatica a impugnare una penna e a scrivere, rinunciano a scrivere, chiedono ai genitori di scrivere al posto loro, quando si tratta solo di scrivere nome e cognome e di rispondere a qualche domanda, e io l'ho trovato terrificante questo aspetto. Terrificante. Cioè, non è possibile che i giovani di oggi facciano fatica a scrivere. Non è possibile. Non ci voglio pensare a vederli, a guardarli, vorrei nascondermi a vedere se leggono, se sanno leggere, se sono appassionati della lettura. Io penso proprio di no, e secondo me è un grosso disastro, perché se non si punta sul sviluppare la manualità e l'immaginazione dei ragazzi, io credo che non avranno un bel futuro e di conseguenza non lo avremo neanche noi quando passeranno sopra di noi qualche altro anno. Perché quando saremo un po' più grandi noi, dovremo poter contare sui giovani, ma sinceramente non lo so come potremo contare noi sui giovani. Per carità, non dico che non sono bravi, sono bravi, però questa cosa, questo aspetto a me mi spaventa. A vedere che hanno queste mancanze nelle cose elementari della vita. Guardiamo quello che succede adesso. Guerra, crisi economica, energia, non c'è più, spegni qua, chiudi prima qua, chiudi prima di là. Cioè, noi siamo cresciuti con queste mancanze, le abbiamo affrontate da piccolini, abbiamo vissuto in buone condizioni, diciamo, nel benessere da grandi, però penso che adesso al bisogno siamo capaci tranquillamente a ritornare anche ad arrangiarci. Ma i giovani, i ragazzini che ci sono cresciuti con il benessere, con tutto e subito, tutto pronto e subito,
Non li vedo, non lo so come se la caveranno in questa situazione adesso di mancanza, che secondo me ci sarà da qui in avanti per un pezzettino. Però va, mi sono dilungata troppo e casco, diciamo, negli aspetti negativi della vita e non nel mio intento. Il mio intento è rimanere sulla positività e sulla passione che abbiamo nella vita. E sul cercare di mantenere gli aspetti buoni nonostante tutto. Ecco, penso che è ora di salutarvi. Ho fatto una bella chiacchiera che volevo fosse corta, invece l'ho fatta abbastanza lunga anche stasera. Però sono contenta di esserci riuscita. Ancora non parlo tanto bene, mi manca ancora il fiato, però piano piano, piano piano, nonostante il fastidio che mi dà questa nuova cura, spero almeno che mi dia piano piano anche dei benefici, perché essendo il primo giorno non posso dire se mi fa bene o mi fa meno bene, lo saprò tra qualche giorno. Intanto faccio come meglio posso e non mi arrendo. Quindi anche voi, per favore, andate avanti, forza e coraggio, perché non abbiamo scelta, nonostante tutto, dobbiamo andare avanti. Però sta a noi a scegliere come farlo. Se lo facciamo piangendoci addosso sempre, oppure se lo facciamo cercando dei momenti buoni, dei momenti belli da abbracciare e da condividere con gli altri. Ecco, io vado avanti un altro po', poi vado a nanna, però vi saluto e vi auguro una buona notte e a presto. Ciao!